PIT edizione 2013. Ogni stretta di mano fa crescere il tuo business. Le BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, è una fiera che per molti già da tempo ha perso tutto il suo appeal, quel fascino che ormai sembra essere fine a se stesso, visto che anche gli operatori turistici che vi partecipano sono sempre di meno. Colpa della crisi economica, ormai il contatto che offre la BIT è desueto. La Puglia, diciamo, rimane lo spazio dove ci sono più interconnessioni, quindi sia con i media, dove c'è più interesse, però sicuramente questa BIT sembra un po' arrivata al capolinea, nel senso che questo modo così di un tempo, se vogliamo, di proporsi e commercializzarsi comincia a risentire i tempi della crisi. La Puglia dunque resiste grazie alle sue bellezze naturali e non solo, grazie anche all'offerta ormai destagionalizzata, come spiega l'assessore al turismo del comune di Ostuni, Agostino Buongiorno. Ma indubbiamente non c'è quell'appeal, come benissimo dicevi, degli anni scorsi, però comunque rimane sempre un grosso contenitore, rimane sempre, diciamo così, una delle vetrine più importanti del turismo non solamente nazionale ma internazionale. Stiamo lavorando ormai da alcuni anni sulla destagionalizzazione, quindi indubbiamente tutto quello che si è fatto in questi anni nella città di Ostuni è proprio così a questo ritorno per la BIT di Milano di quest'anno. E dunque, per provare a suscitare l'interesse degli operatori e dei turisti, c'è chi, come il tour operator Nicolaos, allestisce uno stand tutto suo. L'obiettivo? Far conoscere, prima virtualmente e poi concretamente, una delle regioni più belle d'Italia, la Puglia. Beh, noi nasciamo come operatore pugliese e quindi la nostra presenza in questa fiera è indispensabile che fosse vicino alla regione, proprio perché in questa maniera riusciamo a catturare anche l'attenzione di alcuni buyer internazionali che sono interessati al nostro territorio. Sicuramente oggi il viaggio è sempre di più esperienza, quando si parla di viaggio si parla di esperienza, quindi la Puglia sicuramente da questo punto di vista è una destinazione completa, perché è una destinazione che è ricca sia dal punto di vista della storia, della cultura, del mare, dell'enogastronomia, eccetera. E quindi questo la fa sì che sia una destinazione, ripeto, a 360 gradi, senza però dimenticare che chi viene in Puglia, il turista che viene in Puglia, per il 60% viene per il mare.